Banca Popolare di Vicenza, l'ex presidente Gianni Zonin nell'aula bunker a Mestre. Crisi energetica e commercianti del centro storico di Vicenza tagliano i consumi aguzzando l'ingegno. Controlli delle forze dell'ordine a Cornedo Vicentino, il sindaco Lanaro, solo così si vive in una città sicura. Vendevano online scarpe con marchi falsi, la Guardia di Finanza di Vicenza esegue un maxi sequestro. Ponte pericoloso tra Vicenza e Torri di Quartesolo, Rucco si impegna con Rete Veneta, lo mettiamo in sicurezza. Montecchio Maggiore è inaugurata la medicina di gruppo dell'Ussotto, servirà un vaccino di 6.500 pazienti. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Vicenza. Come abbiamo raccontato dai titoli in apertura, oggi si è aperto il processo d'appello per il crack della Banca Popolare di Vicenza, presente in aula Mestre l'ex presidente Gianni Zonin. È iniziato il processo d'appello per il crack della Banca Popolare di Vicenza, prima udienza nell'aula bunker a Mestre, dove si avvia il secondo atto dopo un anno dalla sentenza di primo grado. L'ex presidente Gianni Zonin era stato condannato a 6 anni e 6 mesi, assieme all'ex vice direttore generale Emanuele Giustini a 6 anni e 3 mesi e agli ex vice DG Paolo Marini e Andrea Piazzetta a 6 anni. Oggi in prima fila l'84enne Zonin ha annunciato che sarà presente per tutto il processo, iniziato poco dopo le 10 di una mattinata dedicata alla fase preliminare, alle ricostruzioni delle irregolarità legate alla gestione dell'istituto poi dichiarato fallito. Arrivati da tutto il Veneto e dal Friuli, risparmiatori traditi, un centinaio in pullman da Vicenza per chiedere ancora una volta che si faccia giustizia. Oggi eravamo qui con alcune centinaia di risparmiatori che rappresentano le migliaia di risparmiatori che si sono costituite parte civile nel procedimento e che naturalmente si augurano di arrivare presto alla giustizia. Ci è stato garantito che il procedimento avrà un ritmo serrato proprio per evitare quella che è la spada di Damocle che pende purtroppo sulle teste di tutti noi, noi operatori, noi associazioni e soprattutto sulle teste dei risparmiatori azzerati. Quello che ci auguriamo naturalmente è che venga fatta giustizia. Una corsa contro il tempo per evitare la spada di Damocle della prescrizione. La Corte ha fissato 3 udienze la settimana a partire dal mese di maggio. Torniamo a parlare di un tema di grande attualità, la crisi energetica. Siamo andati nel centro storico di Vicenza dai commercianti per capire che soluzioni hanno intenzione di adottare. Allora, il caro energia preoccupa tantissimo, uno perché le bollette sono andate alle stelle, in qualche modo si cerca di quel po' che si può tenere spento, però non è che si possono spegnere le luci perché le attività al buio non funziona. Crisi energetica, recessione, inflazione, aumento delle materie prime e poi la guerra dopo la pandemia, una crisi totale. La politica deve dare risposte urgenti, non servono cure palliative e ci vogliono interventi lungimiranti. Nel frattempo famiglie, imprese e commercianti devono far quadrare i conti per poter pagare le bollette. Quest'ultimi come si stanno preparando? Come affrontare cara energia? Noi abbiamo cercato di ridurre i costi mettendo tutta l'illuminazione a LED. La mattina cioè, il condizionatore e la pompa di calore non li accendo, battisto col ciubotto. Un'idea che ho sentito da altri potrebbe essere fare un consorzio tra noi commercianti e vedere di spuntare il prezzo. Attualmente facciamo la roba che facevano i nostri nonni, cerchiamo di risparmiare, spegniamo una luce in più, cerchiamo di risparmiare su questo. Noi per il momento diciamo abbiamo fatto un cambio elettrico, abbiamo cambiato tutte le lampadine e sono tutte quante a LED. La panna è aumentata parecchio, è andata quasi al doppio. Ad esempio nel mio settore che vendo cioccolata sarà un problema, tanti non prenderanno la panna, ma guardo più adesso all'estate le gelaterie la panna la usano. E cosa costerà la panna con un gelato? Ma la crisi aguzza anche l'ingegno, che porta a qualche innovazione intelligente. La panna non era raddoppiata, abbiamo raddoppiato il lavoro per farla, perché prima la compravamo, adesso la produciamo noi. Guardi, ci stiamo inventando tante cose, venti, ci stiamo inventando di vendere online. Altro modo per risparmiare, noi recuperiamo l'acqua di raffreddamento delle macchine di gelateria. Abbiamo fatto un doppio rubinetto, anziché buttarla via, la recuperiamo qua e la usiamo per lavare le pentole e acqua calda. Apriamo
Apriamo la pagina della sicurezza, blitz delle forze dell'ordine a Cornedo Vicentino, facciamo il punto. Cornedo Vicentino, entra in azione l'esercito della sicurezza. 30 donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Valleagno con l'unità cinofila, supportati da 3 equipaggi del reparto prevenzione crimine, passano al setaccio la cittadina per prevenire e reprimere i fenomeni delinquenziali, in particolare lo spaccio di droga e la microcriminalità diffusa. Su mia espressa richiesta, il questore ha risposto in maniera affermativa, puntuale e concreta, disponendo un controllo straordinario e massiccio interforze sul territorio di Cornedo Vicentino. Il blitz delle forze dell'ordine coinvolge il centro storico, i parchi pubblici e i quartieri non solo di Cornedo ma anche di Castel Gomberto. In tutto vengono controllati 3 locali, 27 veicoli e 79 persone, di cui 29 straniere e 7 con precedenti penali o di polizia. Un momento importante, la prima volta che succedeva a Cornedo un'attività di questa portata. Voglio per questo ringraziare sentitamente il dottor Paolo Sartori, che è il questore di Vicenza, che si è reso immediatamente disponibile alla richiesta di un primo cittadino di vedere queste forze sul proprio territorio. Al termine delle operazioni il questore firma un foglio di via obbligatorio dal comune di Cornedo Vicentino per 3 anni nei confronti di un personaggio con precedenti che vive in un altro comune e che non ha motivo alcuno di restare nella cittadina della Valle dell'Agno. 3 avvisi orali nei confronti di soggetti che denotano spiccata pericolosità sociale e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un indiano che, fermato durante i controlli, risulta gravato da precedenti. Adesso ha 2 settimane di tempo per lasciare l'Italia, in caso contrario verrà accompagnato coattivamente alla frontiera. È necessario che vengano presi questi provvedimenti, è necessario una puntuale verifica sul territorio di ciò che accade, perché solo così si fa sicurezza, solo così si può vivere in una città sicura. Passiamo ora alla cronaca e torniamo a Vicenza. Vendevano online scarpe contraffatte. 1.400 paia di scarpe contraffatte è il quantitativo che le Fiamme Gialle di Vicenza hanno sequestrato ad una società imolese precedentemente stabilita nel territorio iberico. L'indagine, partita dal sito online della ditta che pubblicizzava e commercializzava articoli d'abbigliamento. L'analisi dei prodotti pubblicati nel sito ha permesso ai finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza di individuare, tra le altre, alcune calzature con l'indicazione sneakers bassa con stella iconica, recante il marchio di un noto brand di settore. Attraverso un consulente della società detentrice del marchio, che ha eseguito una perizia preliminare sulle calzature, ha permesso di rilevare la confondibilità tra gli articoli proposti. Su disposizione del magistrato, il legale rappresentante è stato deferito all'autorità giudiziaria bolognese per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. È stata poi disposta la perquisizione di locale dell'impresa, dove sono state sequestrate le calzature del valore di oltre 55.000 euro. Evade dagli arresti domiciliari. Vediamo che cosa è successo a Vicenza. C'è un evaso in centro storico, albanese, 29 anni, con diversi precedenti dagli atti persecutori allo spaccio di droga. Un passato che lo ha portato agli arresti domiciliari, misura cautelare da cui il 18 aprile però è evaso. Immediatamente è partita una serrata indagine della questura, gli investigatori hanno seguito la pista giusta e lo hanno rintracciato in centro storico a Vicenza. Lo straniero aveva con sé una grossa somma di denaro, di cui non ha saputo giustificare il possesso, e un regolare passaporto rilasciato dalle autorità del suo paese. Nel documento però appariva con cognome diverso. Indizi che portano a pensare che ci fosse la possibilità che l'uomo stesse cercando di fuggire dall'Italia. Ma gli è andata male. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno portato nella casa circondariale San Pio X di Vicenza. Il ponte tra Torri di Quartesolo e Vicenza è pericoloso per i pedoni. Dopo la segnalazione che abbiamo ricevuto e vi abbiamo raccontato ieri, abbiamo chiesto una risposta al sindaco Francesco Rucco. Un SOS dal punto di vista opposto.
anche al contrario, si legge sempre SOS. Oggi però vogliamo guardarlo non da Torri di Quartesolo, ma dalla prospettiva di Vicenza. Il ponte sul Tribolo, d'altra parte, si può attraversare in entrambe le direzioni, da strada Cabalbi all'andata e da via Po al ritorno, e viceversa. In ogni caso, è sempre e comunque un ponte pericoloso per i pedoni. Nell'ultimo servizio abbiamo compiuto il percorso indicato dal nostro telespettatore, che con questo messaggio ha segnalato il problema. Dal supermercato per arrivare a Bertesinella manca il marciapiede e si è costretti a camminare a bordo del terraglio, con molto pericolo per i pedoni. Possibile che non si possa fare quel pezzo di marciapiede? Domanda legittima, supportata anche dai passanti che abbiamo trovato andando sul posto. Ho paura di passare il ponte in bicicletta, e se no lo faccio a piedi. Siamo sempre a risico della linea, in mezzo all'erba, e camminiamo così per andare lì al Prix a fare la spesa e cose. Non è che sia tanto sicuro. Allora, lanciamo un appello, costruiamo una bella pista ciclopedonale. Esatto, una bella pista ciclopedonale. Serve una bella pista ciclopedonale, un appello che i cittadini lanciano ai due sindaci, a quello di Torri di Quartesolo ma anche a quello di Vicenza, che ha competenza sulla maggior parte del tragitto pericoloso. E allora, visto che oggi ci occupiamo del lato opposto a quello da cui siamo partiti ieri, cominciamo proprio da lui, da Francesco Rucco. Cosa risponde a questi cittadini? Sì, manca effettivamente un passaggio ciclopedonale, una strada anche trafficata dove le auto corrono effettivamente, al confine tra Torri di Quartesolo e Vicenza. Non ci saranno sicuramente problemi ad aprire un confronto con l'amministrazione di Torri, con cui c'è già una buona collaborazione, un ottimo dialogo, quindi parlerò con il sindaco Marchiorre per definire insieme il percorso da attuare e capire come possiamo intervenire in termini concreti. Bene, allora aspettiamo di avere notizie del suo confronto con il sindaco di Torri, Diego Marchioro. Nell'attesa, lei lo sa, la questione per noi non finisce qui ma continua. Come avete visto, Rete Veneta dà sempre voce a voi cittadini e telespettatori, quindi per qualsiasi segnalazione scriveteci al 345 85 59 664, oppure la nostra mail vicenza@reteveneta.it. E ora ci spostiamo a Darzignano, dove sono iniziati i lavori per il nuovo auditorium della Scuola Media Zanella. Arzignano, alla Scuola Giacomo Zanella fervono i lavori. Viene realizzata la nuovissima Aula Magna, che a settembre sarà finalmente realtà. Uno spazio completamente rinnovato e riqualificato, dove gli studenti potranno portare avanti i loro progetti. Questa aula magna per la scuola media Zanella sarà pronta per l'inizio del nuovo anno scolastico. Era nostro desiderio consegnare alla scuola, a tutti gli studenti, uno spazio che prima era adibito ad altro, uno spazio completamente rinnovato e riqualificato per i ragazzi, per gli studenti. Sarà davvero uno spazio da vivere, dove potranno ritrovarsi per conferenze, riunioni, concerti e per portare avanti tutte le loro progettualità. I lavori dell'Auditorium Zanella costano 320.000 euro. Saranno la prima tappa di una serie di interventi nelle scuole di tutta Arzignano, negli impianti sportivi e sulle principali arterie stradali che verranno asfaltate. Insomma, l'Auditorium oggi è solo l'inizio e si comincia giustamente dalla scuola, dagli studenti, da un investimento sulle nuove generazioni. Parliamo anche di sanità e di medicina di gruppo. Montecchio Maggiore, pensate, servirà un bacino di un paziente di 6.500 persone. Quattro medici di medicina generale, un servizio di infermeria per le piccole medicazioni, ma anche per poter svolgere vicino a casa tutta una serie di procedure per le quali altrimenti sarebbe necessario l'accesso in ospedale. La medicina di gruppo a Montecchio Maggiore viene ufficialmente inaugurata dopo un anno di attività. Nata in linea con l'esigenza di ridurre gli accessi ospedalieri non necessari e garantire un servizio di vicinanza ai cittadini, specie nei pazienti più anziani, si rivolge ad un bacino di utenti pari a 6.500 persone. Peraltro viene condotta una medicina di iniziativa che prevede la gestione del paziente diabetico e del paziente con broncopneumopatia cronica ostruttiva. Si seguono i PDTA
e in aggiunta vengono effettuati anche presso questo centro elettrocardiogrammi che poi con la telemedicina vengono letti ove necessario dallo specialista. Anno in cui a tenere banco è stata l'emergenza pandemica, dai tamponi alla vaccinazione. Quando c'era il problema di fare i tamponi, dove fare i tamponi era veramente difficile, questo centro medico si è organizzato per fare i tamponi direttamente dall'auto, quindi in drive-in, ed è stato uno dei primi. E questa sera in prima serata alle 21.20 torna Focus, l'attualità vista dai veneti ma soprattutto dal Veneto, ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli. Questa sera Erika Baldin, Paola Roma, Rosa Poloni, Angela Silvestrini, Manuela Pedol, Raffaella Zanellato, Settimo Gottardo e Massimo Venturato. Il telegiornale finisce qui, vi lasciamo le previsioni meteo, grazie per essere stati qui con noi, buonasera.